Ci vediamo il 18 e 19 di questo mese di maggio a Padova. Sarò lì con Vibly. Se volete passare a fare un ciao, molto molto volentieri. Vi abbraccerò fortissimo, stritolandovi. Non male. No, dopo. Questo è un unboxing in cui si suona. Sigla! Qualche giorno fa sono stato da Giaco e la sua Sharp Edge mi permette di scrivervi che questo è un unboxing in cui si suona. A parte che non si ricordava che io la Sharp Edge già ce l'avevo, tra l'altro già griffata Gas Tube, perché me l'ero fatta fare già in tempi passati da lui. Però grazie adesso ne ho due. Molto belle, tipo uno Sharpie per chi scrive tanto col pennarello. Molto comodo, molto bello, un bellissimo oggetto, secondo me. Comunque mi è arrivata la targa dei 100.000, grazie YouTube e grazie soprattutto a tutti voi che vi siete iscritti al canale in questi anni. Arriva a breve il video dei 100.000. Guardatelo perché questo video si chiamerà una roba tipo "Ho bisogno di voi" e capirete perché ho bisogno di voi. È una causa molto importante, una cosa molto importante. Dicevo, mi sono arrivati un po' di pedali, come potete vedere, questo è uno dei, però ne parliamo dopo. Parto dai pedali di Black Cat Devices, from Roma, ciao Francesco, che mi ha mandato da provare un pochino dei suoi pedali. Ci vediamo il 18 e 19 di questo mese di maggio a Padova, ci saranno anche i suoi pedali, io sarò lì con Vibly, se volete passare a fare un ciao, molto molto volentieri, vi abbraccerò fortissimo, stritolandovi, e sono lì appunto nell'area Quiet, non credo che sia nell'area Quiet, invece Black Devices, Francesco, perché appunto lui fa pedali, sono stampati in 3D, quindi potete vedere che sono strani come sono fatti. Vedete, qua c'è proprio la stampata in 3D, si vede bene, e hanno questa forma sicuramente molto personale. Sono comodi da utilizzare. Poi piano questo pepepe. Sono molto piccoli, molto molto piccoli, a parte lui, il Lion Distortion che è un pochino più grande, però sono molto piccoli e oggi ve ne faccio sentire alcuni. Partirei col farvi sentire il compressore e poi apriamo qualcos'altro che c'è qua da provare. Sono in molti a non capire esattamente cosa fa il compressore. Vi rimando ai tanti video che ho fatto sul compressore qua su GasTube per comprenderne proprio la motivazione di base. Ve la riassumo però in due parole. L'idea è quella di ridurre, comprimere appunto la dinamica, cioè quando suono molto piano, quando suono molto forte, solitamente ho un volume molto diverso. Col compressore attivo tendo a avvicinare questi due estremi e avere meno differenza di volume. In questo caso non è regolato in maniera assassina, anche perché il Gorilla Compressor ha il blend, che è molto utile perché vi permette di avere o tutto il suono compresso oppure recuperare un pochino di suono naturale della chitarra, così da fare un po' un mezzo e mezzo e avere un sound un po' più naturale, secondo me, nel suo insieme. Qua appunto non è assolutamente regolato in maniera assassina, anzi siamo tutti intorno, con i controlli intorno più o meno tutti alla metà, e mi serve perché nel momento in cui faccio funk voglio avere il sound tutto uguale delle varie note che vado a suonare. Il gorilla ha un po' di enfasi sulla cute, che a me piace molto, e permette appunto di avere. E permette di avere un sound molto fermo, che è fondamentale nel momento in cui fate funk, perché non vi potete permettere di avere una nota più piano e l'altra più forte, dovete andare come dei treni. Idem negli arpeggi, perché magari vi capita che una nota, anzi, senza, non è bello, io le voglio più o meno tutte uguali. Questo lo uso, quindi insomma, bello, ottima l'idea del blend, bravo, bravo Fra, è un bel compressore questo.
Il Lion Distortion ve lo dico già, non lo proviamo, ma semplicemente per una questione di tempistiche, magari lo facciamo in un altro video. Scrivetemi nei commenti sotto se volete che lo provi e iscrivetevi al canale, attivate le campanelline e tutte quelle robe lì. Il secondo pedale che provo non è questo, che è molto molto interessante per la verità, Wasp Drive si chiama, che è un pedale che, come vedete, è molto piccolo, compatto di nuovo, doppio gain, doppio high cut, doppio volume, insomma, di fatto è a tutti gli effetti un pedaletto doppio, che è molto piccolino. Anche questo lo proviamo magari in un altro video. Provo invece lui, Fox Drive, anche se consiglio di Giuazza, visto che lo sta utilizzando, in quest'ultimo periodo, quindi niente, ve lo faccio ascoltare, perché ci ho fatto appunto due note. È un pedale interessante, minuscolo e ha comunque due suoni al suo interno, quindi ci sta. Fox Drive vi fa passare da questo suono, insomma, avete capito, un sound più o meno pulito, usando il mio Fido JTM20 qua dietro, a questo suono qua. Distortone? No, però il Fox Drive è molto piccolo, ma ha due suoni dentro. Uno è questo, quindi insomma, diciamo, suono, potrei definirlo blues, insomma, non è un distortone cattivo da farci proprio. Potete farlo, ma è più tranquillo, no? Come sonorità, non è cattivissimo. Se attivate il secondo switch, invece, diventa bello cattivo, molto morbido. Se vado magari col pick up al manico, sentite che è proprio canterino. E poi è un sound che, con le sfumature che potete ottenere con il controllo di drive, insomma, e di tono anche, che è molto molto efficace, insomma, è un bel sound con tante tante sfaccettature. Poi, prima di continuare con il fuzz, il Tone X mi è arrivato il Tone X One. Per la verità mi è arrivato prima del day one, però non ho ancora avuto tempo, raga, di spacchettarlo. Abbiate pazienza, ma ho anche, guardate, sono pienissimo con Vibly, eccetera, e così, è andata così. Quindi mi sono perso il video del lancio, ce l'ho ben prima del lancio, ringrazio i K che me l'ha mandato, ma non ce l'ho proprio fatta a farlo prima. Detto questo, vediamo in questo video com'è la dimensione e quant'altro, poi magari lo proviamo più avanti, vedete. E ammazza, è proprio piccolo. Cioè, veramente piccolo, è proprio mini, oserei dire che è minuscolo, è veramente bello, 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 fatto molto bene. Non capisco cosa ci sia che fa sto rumore, è questo che si è un po' mollato. Dicevo, fatto molto molto bene, veramente figo, potete apprezzare da voi, aspetta che regoliamo giusto, potete vedere voi stessi che è proprio mini. I controlli che ci sono minimali anche loro, sicuramente si può usare, lo vedete qua, in AB mod, quindi sostanzialmente ampli pulito, ampli distorto, per intenderci, comunque due ampli diversi, oppure in bypass, ha molto senso. E on board abbiamo bassi, medi e alti, e come secondaria gate, compressori e riverberi, quindi probabilmente tenendo premuto qua si va a agire sul parametro secondario. E allora, il Tone X secondo me suona bene, è un bel prodotto, il prezzo è più che corretto, in particolare di questo che è sotto i 200 euro, credo, prendetela con le pinze, ma intorno ai 180 euro o giù di lì, quindi insomma assolutamente concorrenziale, anche perché col Tone X potete fare il, come si dice, catturare il suono anche dei pedali, quindi molti sono già scaricabili tra l'altro dall'app del Tone X. Insomma, è molto furbo questo, perché lo potete utilizzare quindi come pedaletto in più, oppure se vi si scassa l'ampli lo convertite in amplificatore e andate a finire dritti dentro il mixer, quindi molto figo, molto molto figo. E poi vado avanti invece con, aspettate che levo questo,
con l'ultimo dei pedali che mi ha mandato Black Devices, il Wolf. È un fuzzettino, anche questo. La particolarità di questa camera è che non mette più a fuoco, mentre quella di Black Devices è che sono molto particolari a livello di colori, eccetera, sicuramente riconoscibili, e molto piccoli. Anche qua, guardate, proprio piccolino. Proprio piccolo piccolo. Questo ha la particolarità di avere tanti suoni dentro. Il trucco di questo pedale, anche qua lo potete poi provare, ve lo ricordo a Padova, alla fiera, è che il potenziometro centrale, che è diciamo quello dei toni, agisce in maniera veramente prepotente sul suono che potete ottenere, per cui insomma molto figo. Il fuzz invece è uno di quegli effetti strani che non a tutti piacciono. Questo è strano perché ha un sacco di sonorità dentro. A seconda più che il gain, qua quello che comanda veramente è il tono. A seconda di dove andate a mettere il potenziometro del tono, ottenete un sound tipo questo, che con il potenziometro ha un quarto. Oppure tipo questo, che con il potenziometro del tono ha tre quarti. Errorino, vabbè, non fateci caso, però vedete che andiamo in questa direzione molto più, diciamo, meno canonica per il fuzz, con meno basse, le acute belle in vista, sicuramente esce dal mix questo suono. Se volete, prima gli mettete un filino di Fox Drive e ottenete questo suono qua, che secondo me è fantastico, sia per gli assoli, sia per le ritmiche. Se lo sentite eccessivamente aperto, beh, si torna con il potenziometro del fuzz a metà e si ottiene questo. Ok, è molto figo, senza l'overdrive prima diventa questo. Quindi un pochino più contenuto. Ovvio, potevo ottenere un sound più cattivo andando ad agire direttamente sulla distorsione, ma questo è un pedale che funziona bene su tutta la gamma di distorsione, sia quando è a basso gain, il fuzz intendo, sia quando è a basso gain che quando è ad alto gain, per cui il mio consiglio è di non esagerare con la distorsione, magari un pelino più di così, adesso ve la porto in realtà poi perfino a tre quarti per farvi sentire, e al limite però lo si spinge con i pedali prima, in questo caso il Fox Drive, insomma, ha funzionato bene, l'insieme era bello. Ve lo faccio ancora sentire con un settaggio estremo che a me piace, con il gain al massimo e il tono al massimo, è un suono matto ma fa il pezzo, cioè è questa la cosa che cerco in un fuzz, cioè delle sonorità particolari che posso inserire all'interno di un mio brano e dire ok, solo quel riff lo faccio con quel suono lì ed è unico perché nessun altro al mondo l'ha usato prima, un po' questa l'idea, no? Ovviamente è un suono pazzo, però è molto bello. Belli questi pedali, tra l'altro appunto carina l'idea della stampa in 3D dello chassis, che ho trovato resistente, avevo un po' paura, sai, premendolo, che invece mi sembra assolutamente resistente anche alla pressione del piede, proprio quello cattivo, ci andate proprio secco, però funziona bene. Niente, bravo Francesco, che è il costruttore dietro poi a questi pedali, come detto, 18 e 19 di maggio, le potete provare a Padova direttamente con le vostre manine. E insomma, poi vedete un po' com'è che suonano anche quelli che poi non ho provato oggi per voi. Quello che mi sono dimenticato di dirvi prima è che il compressore ha pure il V-meter, quindi nel momento in cui comprime vedete fisicamente
quanto sta comprimendo. E questa, siccome è una cosa molto utile, in tanti se la dimenticano, però è utile per capire quanto sta agendo. Quindi, insomma, sono bei prodotti, provateli, metteteci le vostre manacce luride sopra, vedete un po' com'è che li trovate. Come detto, lui sta a Roma, quindi magari vi lascio i riferimenti in descrizione se siete in zona. Oppure andate e ci vediamo, mi raccomando, passate anche allo stand di Vibly, sarò lì, però poi andatevi a provare i suoi pedaletti perché meritano. E, insomma, è anche un bel progetto dal punto di vista proprio dell'idea, che sono stampati in 3D. Detto questo, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ridò la linea. Vediamo un attimo cosa succede se premo qua.